Con il fiduciario tecnico regionale commentiamo questa gara che è iniziata oggi a Sulmona, una gara indicativa per i campionati italiani cadetti di atletica leggera. Come stanno andando i nostri atleti innanzitutto? Sì, in effetti diciamo queste due giornate di gara, che tra l'altro sono i campionati, anche i campionati regionali individuali cadetti, diciamo che delineeranno quella che sarà la formazione che poi parteciperà alla fase nazionale dei campionati italiani. È una gara importante perché quest'anno gli atleti sono molto vicini come prestazione, quindi non abbiamo degli atleti di punta che diciamo già si sono in effetti guadagnati la partecipazione. Diciamo. Abbiamo buoni atleti che spero stiano in condizione di migliorarsi e quindi di poi partecipare ottenendo degli ottimi risultati in campionati italiani che si terranno a Cles l'8 e il 9 di ottobre. Quindi ancora presto per stilare la formazione per Cles. Allora, ovviamente abbiamo un'idea di quelli che sono i ragazzi di riferimento che abbiamo già collocato nelle varie caselle, che poi delle varie gare che prenderanno parte più o meno, diciamo, la formazione definitiva non l'abbiamo. Perché? Perché la stagione è stata abbastanza allungata. Adesso questa è la prima gara che dopo diciamo, lo stop estivo. Diciamo che questa è la gara nella quale i ragazzi ci daranno delle conferme la loro condizione, quindi noi questi risultati li utilizzeremo subito per la settimana prossima, che abbiamo una rappresentativa regionale, Trofeo Musacchio, che si terrà a Campobasso, nella quale cercheremo di presentare la migliore formazione possibile, sperando che poi diciamo, questi ragazzi ci diano dei risultati sperati. I campionati italiani quest'anno, come ha detto, si svolgeranno in Trentino dopo la bella esperienza dell'anno scorso qui a Sulmona. Che ricordiate l'edizione passata qui in questo impianto, nell'impianto Nicola Serafini? Sì, in effetti lo scorso anno al di là che giocavamo in casa e quindi è stata diciamo, per noi era una partecipazione sentita, la manifestazione si è svolta nel modo migliore sia appunto da parte degli organizzatori, perché sono stati efficaci e sono riusciti a realizzare una manifestazione che meritava, e sia da parte dei nostri atleti, che hanno ben figurato con diverse medaglie anche di diciamo pregiate. Ricordiamo di Primio Manuel, che ha vinto i 1200 siepi, Angelozzi e tanti altri, adesso non faccio l'elenco completo. Comunque siamo arrivati noni, diciamo noni decimi a due punti con le più blasonate regioni d'Italia, ed è per noi un ottimo risultato. Ovviamente quest'anno non sarà facile ripetersi su quei livelli, perché appunto, come dicevo prima, forse ci verranno meno determinate punte, però i ragazzi comunque nella loro completezza penso che riusciranno comunque a soddisfare una classifica decente.